Per me è molto importante i valori sociali, non solo quanto nel calcio e nel deporte, però anche nella vita. I valori sociali anche ogni giorno devono avere. E per quello sono molto contento di avere questo premio. E sono ambasciatore di questo fair play adesso. Infatti sono molto contento, molto contento. Ricevere già un premio dopo la carriera è molto gratificante, perché significa che nel tuo sport hai lasciato comunque un segno. E poi riceverlo sul fair play, perché è importante, come dicevo, sul palco il fair play è un gesto di grande umanità, e quindi lo sport li esprime da sempre. È una edizione straordinaria, veramente straordinaria, intanto perché è la 25esima del premio Fair Play Menarini, e poi perché arriva in un momento particolare in cui c'è bisogno di dare segnali di ottimismo, di voglia di riprendersi, di provare a vincere questa terribile pandemia. E noi pensiamo che questo premio Fair Play Menarini possa passare dei messaggi di ottimismo attraverso i valori tipici del fair play, quindi il rispetto delle regole, il rispetto degli avversari, la capacità di fare squadra, quindi di lavorare insieme. Ecco, se noi fossimo in grado come comunità di far leva su questi valori, saremmo anche in grado poi di vincere questa terribile pandemia. E quest'anno a dimostrare a mostrare questi valori ci sono alcuni atleti straordinari. Per il calcio penso a Patrick Kluivert, a Bonini, Tardelli, Hansi Müller, tutti nomi straordinari. Per il tennis c'è Stefan Edberg, per il nuoto c'è Katinka Ossu. Non voglio far torto a nessuno, ma sono dei nomi straordinari e pensiamo che possano fare cassa di risonanza e aiutarci a passare questi valori e a far capire che attraverso questi valori possiamo vincere anche noi.